Mio padre il grande pirata. Mio padre il grande pirata. Di David Cary. Quando ero bambino, mio padre era lontano. Perché era un pirata. Non appena arrivato, mio padre mi prendeva sulle ginocchia e mi mostrava sulla mappa dove era stato. Mio padre mi raccontava delle storie sulla sua ciurma. Il tatuato santissimo, il pappagallo, tabacco barbuto, il piccoletto. E poi c'erano Figaro il barbiere, il turco forte come un tronco, Libeccio e salsiccia che odorava di cantina. Mio padre mi portava sempre un regalo. Quando tornava mi raccontava la storia di tatuato, tabacco, barbuto, picoretto e figaro. La sua nave si chiamava Speranza, la speranza di tornare a casa. Avevo 9 anni. E mio padre quell'estate non tornò. Io mi immaginavo un viaggio in nave. E i venti no. Quella sera la paura aveva invaso il mio corpo. Eravamo arrivati in Belgio. L'avevo capito, mio padre era morto. Entrai nella stanza, mio padre non era morto. La miniera dove mio padre lavorava era crollata. Mio padre, il pirata, era morto davvero. Perché mi aveva raccontato tante bugie. Della miniera non si parlò più. Dopo mese, mio padre ci raggiunse in Italia. Lo trovai che guardava dentro una vecchia valigia. I minatori sarebbero andati a salutare la miniera per un'ultima volta. Siamo ritornati in Belgio per incontrare i suoi vecchi compagni che mio padre non vedeva da anni. Ma probabilmente erano gli stessi. Il giro continuò in silenzio come una visita al cimitero. Quando ho visto mio padre e la sua squadra mi sono stupito. Ce l'hanno tutti. Il tatuato, tabacco, barbuto, scupicoletto, figaro, il turco, libelcio e salsiccia. Maschiava solo centesimo. Tirai fuori la bandiera e la paesie.